Weekend Champion, ragazze, finalmente ce l'ho fatta, incredibile ma vero. Io sto girando un video, mi preparo con voi, get ready, mi trucco e non sto sudando perché finalmente abbiamo scondizionatore che ce l'ho proprio qua, quindi stanotte avrò la febbre e i dolori, però non importa, almeno non sudo e sono troppo felice perché veramente non vedevo l'ora di farvi questo video, perché è un sacco di tempo che vi sto dicendo anche su Instagram. Io voglio fare un video per mostrarvi il mio trucco, quello che io faccio d'estate, che quindi adoro, sulla pelle abbronzata. Io adesso ho un look molto selvaggio perché sono stata tutto il giorno a mare, quindi mi voglio dare giusto una piccola sistemata con quei trucchi vedo non vedo molto naturale, che è appunto effetto naturale però che valorizza l'abbronzatura e soprattutto velocissimo, perché io non so voi ma vado sempre di fretta. Adesso ho tipo 10 minuti perché devo uscire e quindi va benissimo sia di giorno che di sera. Ovviamente magari di sera mettete un rossetto un po' più strong e soprattutto utilizzando tutti i prodotti che non vi fanno uscire impurità, perché è importantissimo avere una bella pelle. Iniziamo subito, voglio anche sfogare un po' con voi, voglio un po' chiacchierare. Ovviamente tutti i prodotti li trovate su caritashop.com, il mio shop online che ho creato dopo tanto tempo e tanto sacrificio, inserendo tutti i miei prodotti preferiti che amo. Ed ecco perché trovate questi prodotti, perché li utilizzo sempre nella mia routine tutti i giorni, li amo tantissimo e quindi ve li consiglio e li potete trovare tutti quanti nel mio shop. Per semplificarvi il tutto vi metto tutti i link dei prodotti nel box info sotto, vi metto proprio la lista, quindi li potete trovare tutti quanti facilmente. Ovviamente fate in fretta se li volete acquistare, perché ogni volta che vi faccio vedere i prodotti nei video, su Instagram eccetera, vanno sempre a ruba, quindi finiscono sempre in breve tempo, quindi fate subito insomma in fretta, voi siete sempre rapide negli acquisti e io vi ringrazio per tutti gli acquisti su Caritashop, vi ringrazio perché grazie a voi questo è un sogno che si è avverato, mi permettete di fare un lavoro che amo e niente, grazie ragazze, vi amo tantissimo. Allora iniziamo innanzitutto dalla base. Innanzitutto io vado a mettere l'acido ialuronico sul viso. Questo è un prodotto, ragazze, che vi giuro noi lo amiamo, noi, io, voi, la family, Carlita, lo amiamo. Infatti ogni volta finisce lo riforniamo. Adesso li abbiamo riforniti questi prodotti da qualche giorno, io ogni volta quando vi mostro i prodotti, voi non sapete che io mi devo assicurare che ci siano sullo show, perché ogni volta che ve li faccio vedere finiscono e quindi ogni volta mi devo assicurare che ci siano, anche se no voi dite giustamente me lo fai vedere ma è finito e invece l'abbiamo rifornito. Quindi tutti i prodotti che vi faccio vedere adesso sono disponibili, quindi adesso li potete acquistare. Questo è fantastico, ragazzi, acido ialuronico top, è un prodotto che vi straconsiglio, vi cambia la pelle. Io lo metto mattina e sera sotto la crema e vi giuro è fantastico, elimina tutte le imperfezioni, è favoloso. Allora, questo video sarà molto lungo, ma io poiché ho poco tempo di fare video, quella volta che mi metto qua ne faccio uno, lo faccio lungo, quindi sopportatemi e amatemi. Allora, sul contorno occhi mi metto la crema contorno occhi, questa anche ve la straconsiglio, io l'amo, crema contorno occhi sempre di Apiarium. Noi li amiamo tantissimo questi prodotti, io in primis ma anche voi, perché sono veramente ottimi, bio, naturali. E questo contorno occhi è uno dei miei preferiti in estate, ve lo faccio rivedere, viene così. Comunque vi metto il link nel box info anche della skincare, dei prodotti per il viso base. Questi prodotti ve li straconsiglio come base trucco, perché ad esempio questo contorno occhi elimina occhiaie e rughette assieme e però subito si asciuga, quindi la cosa bella è che quando te lo metti, guardate, cioè non mi unge, cioè 3 secondi e si asciuga, quindi per questo io lo amo tantissimo. Poi contiene acido ialuronico, olio di argano, comunque ottimo. Sul viso invece vi straconsiglio questa qua, mi chiedete sempre, Carlita, consigliami una crema viso base trucco, pelle mista e grassa o comunque una crema leggera. Questa è la tipica crema che va bene per tutti, soprattutto chi ha pelle mista e grassa, ma adesso d'estate va bene per tutti perché è una crema molto leggera, idrata ma non unge, è leggerissima, quindi non vi crea impurità, anzi essendo una crema purificante vi protegge il viso dalle impurità, è proprio purificante contro le impurità, i punti neri, i brufoletti. Subito si asciuga, è freschissima e leggerissima, quindi perfetta come base trucco, ragazze. C'ha dentro proprio degli estratti tipo di perico, achillea, salvia, che hanno un potere astringente, quindi restringe anche i pori dilatati della pelle. Guardate, cioè
cioè vi rendete conto che ho fatto così e già non ce l'ho più, è freschissima. E quindi io adesso me la posso subito truccare. Quindi ve la straconsiglio questa, soprattutto se avete la pelle impura, ma in questo periodo dell'anno tutti quanti, perché comunque sudiamo, quindi questa va bene per tutte. E non vi posso neanche dire nel frattempo che si asciuga, che già si è asciugato tutto, però vi voglio dire che sto utilizzando tutta la skincare, questa qua col detergente viso purificante, straconsiglio ragazze, provatelo, rifornito, perché va sempre a ruba, lavo il viso mattina e sera con questo e mi faccio anche la maschera, che sarebbe questa qua, rigenerante purificante, quella all'argilla, questa è quella che toglie tutti i punti neri. Anche questa qua era finita, l'abbiamo rifornita, è un best seller Carlita Shop, veramente va sempre a ruba. E lo scrub esfoliante lo faccio prima della maschera, questo è leggerissimo, ve lo consiglio perché non rimuove l'abbronzatura, è molto leggero, quindi vi elimina le impurità, vi rende la pelle liscia e levitata, ma non vi toglie l'abbronzatura. Quindi fate scrub, maschera. E amore, ragazzi, mentre che sto bevendo il Tropical di Fitvia, comunque io me lo bevo tutti i giorni e un sacco di voi mi dite sta cosa, cioè Carlita come fai a bere il tè? Ma io questi qua, io me li bevo freddi questi di Fitvia, ragazzi, io li bevo sempre anche d'estate, perché ormai per me è una routine, io sono anni che bevo prodotti Fitvia e mi aiutano a sgonfiarmi, li amo. Poi questo qua è Tropical, ha un buonissimo sapore, quindi ve lo straconsiglio. Io mi preparo il tè e mentre mi trucco, cioè per me è un'abitudine, io adesso praticamente ogni mattina io mi preparo il tè e metto qua e mi trucco, quindi adesso me lo sorseggio assieme a voi. Questo per l'estate è favoloso, ha un gusto top, io lo abbino sempre alle capsule anticellulite, queste qua. Queste qua ragazze ve le straconsiglio, appunto se avete problemi di ritenzione, un po' di gonfiore, io ne prendo sempre due al mattino, infatti le ho prese prima e abbino questi due prodotti assieme, il Tropical e questo, ragazze, ottengo risultati top. Nel frattempo adesso mi inizio a truccare e perché veramente sono formidabili, sono prodotti che ti sgonfiano un sacco, questi di Fitvia, completamente naturali, ve li straconsiglio. Ovviamente se acquistate il mio codice sconto è sempre Carlita10, lo sapete. Vi metto nel box info anche il link ai prodotti questi qua di Fitvia che sto usando tantissimo. Nel frattempo mi vedrete ogni tanto sorseggiare, perché io proprio li bevo sempre, me ne faccio una al mattino e una alla sera, sono ottimi, eliminano la ritenzione, il gonfiore, sono fantastici. Comunque ragazzi, vi volevo un po' dire questa cosa che volevo sfogare un po' con voi, perché praticamente su Instagram ne succedono sempre di ogni, chi mi segue lo sa. Comunque nel frattempo sto applicando il mio correttore preferito al mondo, che è questo qua, lo 02 di Nabla. Praticamente ha un inci completamente naturale e io lo amo tantissimo, saranno 3-4 anni che è uscito questo correttore e io lo uso sempre. E infatti anche voi vi ho convinto a provare, anche perché costa pochissimo e intanto quando finisce lo ricomprate, quindi adesso l'ho rifornito su Carlita Shop, vi dico ragazze provatelo perché è un correttore top che non va nelle pieghette e copre tutte le occhiaie, io lo amo tantissimo, io lo uso nella colorazione 2, però c'è anche la 1 e la 3, vi faccio vedere la differenza di colore, la 1 è più chiara, la 2 è media, la 3 magari la userò quando sarò più abbronzata, oppure se siete già abbronzate va bene, però la 2 è quella che va bene per, cioè di più per tutte, media, ragazzi ve lo straconsiglio, e lo metto con il pennellino per correttore. Anche questo pennellino è molto molto buono, io mi trovo benissimo. Poi che faccio? Per coprire di più, diciamo, per avere un effetto più coprente, uso anche il correttore 03 di Alchemilla. Anche questi qua di Alchemilla sono prodotti che noi vendiamo tantissimo su Carlita Shop, completamente biologici, ragazze, quindi non mi fanno uscire grani di miglio, nulla. Questo praticamente è un correttore stick che somiglia a quelli delle più famose case cosmetiche da trucco ed è molto coprente come correttore biologico, veramente molto performante. Io utilizzo sempre la colorazione 3 o la 4, che secondo me sono le colorazioni che poi ditemi anche voi nei commenti, che vanno per la maggiore per tutti. Vedete, in questo modo un effetto ancora più coprente. Ecco qua, poi con questo pennellino mi trovo da Dio. A questo punto per la base
io vado a utilizzare questa qua, la NF Cream di Alchemilla. Questa è favolosa, ragazze, provatela. È una BB cream fantastica, veramente, veramente fantastica. E ve la straconsiglio perché fa un effetto seconda pelle. Cioè, io anche quando ve ne ho parlato a volte su Instagram, voi seguitemi sempre su Instagram, perché io sui prodotti che ho su Carita Shop mi trovo molto di più su Instagram, perché nel quotidiano, vi ripeto, questi sono i miei prodotti preferiti, quindi li utilizzo ogni giorno, mi viene più facile. Magari mi sto spammando questa e faccio una storia e vi metto il link diretto al prodotto, quindi voi lo acquistate rapidamente, è tutto molto più rapido. Però ogni tanto questi video su YouTube ci stanno, perché comunque magari uno ha una visione di più prodotti insieme, le storie si possono perdere, anche se io le salvo nel mio profilo su Instagram, vabbè. Comunque questa qua già ve ne ho parlato altre volte, è una BB cream che apparentemente sembra una crema normale perché è bianca, vedete, però quando la applichi poi, faccio vedere, sprigiona il colore. La colorazione io vi consiglio la numero 2, perché è una colorazione che va bene un po' per tutti e media. Anche qua c'è la numero 1 e la numero 3. La numero 3 se siete molto scure, la numero 1 se siete un po' più chiare. Però in effetti vanno bene un po' per tutti, perché si adattano a vari colori di pelle, quindi non vi fossilizzate sul colore. Se proprio non sapete, prendete la 2, che è la colorazione media e va bene per tutte, ed è quella che uso anch'io. E la vado a spalmare con la spugnettina, questa qua di Nabla, l'adoro. Questa è la nuova sponge, Boot Blend Sponge Bob, insomma, come si chiama lei? No, Sponge Bob no. Comunque, della nuova collezione di Nabla. A proposito, abbiamo anche tutta la collezione nuova di Nabla. Io qua ho tutta la mia postazione trucco, voi non vedete, quella che mi aveva regalato Dario. Se volete vi posso fare anche il video della postazione trucco, fatemelo sapere nei commenti e lasciate tanti like a questo video se vi piacciono, così me ne faccio altri, cui mi preparo con voi, vi mostro altri trucchi. Comunque vedete che nel frattempo io sto spammando la BB Cream NF Cream numero 2. Ragazzi, l'effetto è fantastico, perché innanzitutto, essendo un prodotto bio e naturale, non vi crea impurità, anzi vi mantiene la pelle opacizzata, vi copre le imperfezioni creando un effetto seconda pelle, però non crea un mascherone, quindi avrete una pelle praticamente sempre pulita, copre le imperfezioni ma non crea impurità, non occlude i pori. È molto molto leggera, quindi molto confortevole d'estate, molto che io non uso i trucchi occlusivi. Questa qua, mentre la spalmate, si fonde col viso e diventa un tutt'uno col vostro viso. Praticamente nessuno si accorgerà che voi avrete una BB cream sul viso, quindi completamente naturale. Adesso devo mettere la cipria. Comunque anche con questa spugnetta viene bene, e vi stavo dicendo, abbiamo inserito tutta la nuova collezione Nabla su Carita Shop, che già sta andando a ruba, quindi se volete le cose fate in fretta, perché finiscono in fretta le cose di Nabla. E c'è anche la nuova pochette, guardate che carina, ragazzi, adoro. E dentro ci sono altre cose, beh, adesso vi faccio vedere. Comunque tutta la collezione Nabla è top, e nel frattempo continuo sempre a bere, senti via. Adoro, è buonissimo, ragazzi. Questo col pennellone, questo qua, io me ne sono presi due, perché uno lo uso per la cipria e uno lo uso per il blush e la terra, quindi non mi si sporca, perché il pennellone va bene per tutto, questo è favoloso. Adesso mi vado a mettere la cipria. Con le cipria uso questa qua, la Invisible Powder numero 4, quella trasparente di Alchemilla. Vi ho detto che con questi trucchi, poi questi sono fantastici, hanno anche lo specchio davanti, sono bellissimi. Io mi trovo da Dio e vado a mettere un velo di cipria, appunto per fissare sia la base della BB cream sia per fissare il correttore. Questa cipria è fantastica perché è invisibile, fissa il trucco e mantiene il viso opacizzato, quindi praticamente non vi fa lucidare il viso, non vi crea impurità, non vi fa mantiene il viso completamente matto e opacizzato. L'effetto è molto bello. Mi piace anche con questo pennello. E oppure in alternativa uso questa qua, che è la nuova Close Up di Nabla. Questa è in polvere libera, anche questa qua ha un buon inci, anche questa qua veramente buona, ragazze, è fissa ed è opacizzante. E adesso, ragazze, come contouring, a me piace fare il contouring, quindi delineare e scurire un pochino il viso, a utilizzare Cameo, che mi piace tantissimo. Praticamente è un bronzer sempre di Nabla con lo specchietto, bellissimo. Appunto prendo l'altro,
coprire questo qua, uso solo per la cica che è chiaro. Questo blush e bronzer sono troppo furba, ragazzi. Allora vado a fare un po' di contouring, quindi questa toilette che mi ha regalato Dario è troppo figa, perché nel frattempo mi vedo anche nello specchio grande, no vabbè. Vedete, mi piace tantissimo Cameo per fare il contouring, perché praticamente vado a scurire lo zigomo, e però è un effetto molto naturale, quindi non è un effetto troppo finto in questo modo. Ok, io adesso vado un po' rapida, però di solito quando mi trucco sono un po' più precisa, però adesso non voglio che venga proprio un video lunghissimissimo, quindi cerco di fare in fretta, perdonatemi se faccio qualche errore. Poi vado a metterlo anche un po' per stringere il naso. Ok, di qua e sotto, me l'ha insegnato sta cosa, qua e un po' per delineare qua e un po' sulla fronte. Effetto sempre molto naturale, perché non mi piacciono quelle, però vedete ci sta il contouring, viene molto bello, Cameo, anche questo qua, tutti quelli che vi faccio vedere li ho riforniti, quindi li potete acquistare e vi giuro sono i migliori, sono troppo belli, perché ovviamente scelgo solo le cose più belle. Poi come blush, io mi sono fatta sta palettina e vi consiglio di fare sta cosa, perché io di blush mi piace usarne più di uno, perché non ho mai l'effetto con un solo blush, non so come spiegarvi, ma non mi piace mai, devo usare sempre due, perché uno magari è troppo in una tonalità, un altro ne uso sempre minimo due, a volte anche tre, vabbè. Comunque mi sono fatta questa palettina, questa è la Six Palette, dove metti gli ombretti, blush calamitati. E appunto io mi sono messa questi due blush, che sono i miei preferiti e uso sempre, adesso vi dico. Uno si chiama Nectarine ed è bellissimo, aranciato, stupendo. E uno si chiama Coralia. Coralia è molto bello, è un pescato molto bello, luminoso. E adesso il pennello, sempre quello là della terra, ecco qua, mi vado a mettere. Allora, Coralia lo metto un po', vedete, un po' dappertutto, in questo modo. Adoro, ragazzi. Ah, abbiamo rifornito anche i gioielli, ragazzi, perché tante me lo chiedete. Allora, gli orecchini, questi qua a stella, e abbiamo rifornito la collana luna, la collana stella, fate in fretta perché penso che ci saranno ancora quando pubblicherò questo video, spero. Abbiamo rifornito un po', però vanno a ruba. Collana luna e stella ormai io le metto sempre insieme, ragazzi, sono fantastiche. E il bracciale Summer Vibes, eccolo qua, ragazzi, lo adoro, luminosissimo. Vabbè, fantastico. E a breve torneranno anche la collana Summer Vibes e la cavigliera. Top. Mi piace metterne due o tre assieme. Comunque, luna e stella, bellissime. Quindi acquistatele. Adesso metto un po' di Nectarine. Nectarine invece è più aranciato e più opaco. Quindi io, vedete, li miscelo assieme e mi viene una tonalità bellissima, ragazzi, adoro. Ok, sfumo sempre un po' anche sul collo, è importante. Nel tempo che mi trucco io mi metto sempre un po' di balsamo labbra volumizzante per avere l'effetto volumizzante sulle labbra, e stavolta mi sono messa questo qua al cocco, lo amo, ragazze. Vi metto anche di questo il link nel box info per acquistarlo su Carita Shop, è favoloso, ha un effetto volumizzante top. A volte lo uso anche per uscirci senza mettere il rossetto, è bellissimo, tipo lucida labbra. Ma la cosa bella è che volumizza e idrata tantissimo al cocco, lo uso pure in spiaggia, è favoloso. Vabbè, lo amo. E poi sa di cocco, quindi top. Allora, quindi infatti è un po' che mi trucco, si idrata un po'. Adesso devo mettere l'illuminante. Per mettere l'illuminante uso il pennellino nuovo per illuminante, appunto della nuova collezione di Nabla, ragazzi, è fantastico, cicciottoso, guardate che bello. E l'illuminante che sto amando tanto è questo qua, nuova collezione. Si chiama, ve lo dico, Wave, ragazzi, è favoloso. Cioè, proprio con questo brilli diventi proprio Kim Kardashian. Adoro, è favoloso. Allora, io l'illuminante lo metto un po' qua, vedete, cioè vi prego, cioè vi prego, guardate, cioè è una meraviglia. Un po' lo faccio scendere anche sotto la briga dell'occhio, un po' anche di qua, cioè vi prego, ragazze, oh mio Dio, un po' sotto il sopracciglio, scusate cosa ho detto, non so, è favoloso l'effetto. E un po' lo metto anche sul naso, così, se chi lo mette anche qua,
sembrano ancora più volumizzate le donne. Cioè brillo, ragazze, brillo. Che bello. Beh, comunque wave, fantastico. Adesso ragazze vi faccio vedere, vi faccio un piccolissimo trucco occhi molto naturale, luminosissimo. Allora, tutta questa nuova linea di Nabla è favolosa sulla pelle abbronzata perché è proprio luminosa. Sono trucchi nude però luminosi, quindi adoro, fantastico, come piacciono a me, che a me non piace mettere i trucchi, non so, viola, blu, queste cose qua, a me non mi piacciono. Mi piacciono tutti i trucchi sul nude, non so, per esempio bronze, marroncino, nude, queste cose qua, anche il rosso mi piace tanto d'estate, però luminosi, belli, e così è tutta la collezione. Guardate questo ombretto liquido. Comunque se venite su Carita Shop li trovate nella home page. Questo si chiama Golden Hour ed è stupendo, ragazzi, è un ombretto liquido stupendo, ve lo faccio vedere. Cioè guardate, c'è la meraviglia questo ombretto, tipo bronze, ma cioè guardate, metallizzato. E allora questo qua lo vado a mettere praticamente tipo eyeliner, mi piace tantissimo metterlo così. Di qua e di qua, è bellissimo perché praticamente quando lo metti, okay, dopo lo vado a sfumare con gli ombretti, guardate, cioè anche se metti solo questo ci hai messo 3 secondi e si è dato un effetto luminosissimo, wow, glow, e puoi uscire, quindi questi ombretti sono una figata. Però adesso io uso anche la Soul Blooming, che ragazzi è la palette del mio cuore, adoro. L'abbiamo rifornita proprio qualche giorno fa su Carita Shop perché vanno sempre a ruba, quindi se la volete fate in fretta. Vabbè, questo effetto blu è fantastico. E io questa la amo, è la mia palette dell'estate, è favolosissima, vabbè, la amo tantissimo. Ci sono tantissimi trucchi, proprio bella da portartela anche dietro perché puoi fare tante combinazioni, sono proprio trucchi come piacciono a me. Cioè io vi posso dire, l'unico che uso di meno è questo viola, che poi anche questo qua però è bello, cioè non è un viola brutto, è un viola che no, invece spesso lo uso, sto dicendo una cazzata, spesso lo uso perché è un viola che mette in risalto gli occhi verdi, quindi è bello. Penso che non ci sia un colore che non uso, ci sono sia matte che luminosi, comunque sono stupendi. E adesso con il pennellino, io mi sono presa un altro pennellino di questi qua da correttore, no? Che vi ho fatto vedere prima, che mi piacciono troppo. Me ne sono preso uno, uso pure per l'ombretto, perché io mi trovo benissimo, è fantastico. Metterò un po' di questo qua che, madonna ragazzi, è luminosissimo questo. Honey Drip, lo vado a mettere sulla palpebra, un po' nell'angolo per illuminare. Oh, ragazzi, è fantastico. E lo metto appunto sotto al sopracciglio anche. Questo si può usare anche bagnato, quindi è bellissimo, è luminosissimo. Ok, Garcon, che è sempre un metallizzato luminoso sul marroncino, lo vado a mettere un po' nella piega. Ok, poi dopo sfumo. Aggiungo un po' di questo qua, Climbing Rose, che mi piace tantissimo personalmente perché c'ha un po' di corallo rosa dentro che va benissimo per far uscire il colore degli occhi verdi. Mi piace un sacco, lo metto un po' qua nell'angolo e sfumo. L'importante ragazzi è sfumare, dovete sfumare tanto. Potete aggiungere veramente tutti i colori della palette, però l'importante è che voi sfumate, perché se non sfumate viene una schifezza. Ok, vedete, questa è una palette bellissima perché alla fine li usi tutti i trucchi, è favolosa. Metto soltanto un po' di questo qua, Philosophy, che è questo rosa chiarino, sempre molto luminoso e bello. Lo metto un po' sotto al sopracciglio, ok, per illuminare, e nell'angolo interno. Ok, posto. Che bello, adoro questo punto ragazze. Matita nera, la matita nera che vi straconsiglio è favolosa, la bomba è black, questa ne vendiamo a palate, è favolosa, costa anche poco ed è un nero che fa effetto eyeliner, scriventissima, scrivente, la uso sia dentro che fuori, non brucia gli occhi, è favolosa. Tutte le ragazze che la comprano mi dicono che ne sono innamorate, non si scioglie, insomma è veramente top, scrive bene, è favolosa.
adesso non la metto. No, però io adesso non la metto perché voglio enfatizzare di più le labbra. Quindi, però, nel caso, io ogni volta che mi vedete matita nera uso sempre questa qua. Sopracciglia uso sempre le matite queste qua di Nabla, le adoro perché da un lato c'hanno il pettinino e dall'altro c'è la matita. Io poi, poiché ho il trucco semipermanente, quindi il tatuaggio al sopracciglio, vado a definire, vado a mettere il mascara. Ultimo tocco, mascara, e poi passiamo alle labbra. Allora, mascara, le Film Noir, questo qua di Nabla. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che come blush, che ho messo qua dentro, io vi straconsiglio anche questi qua di Alchemilla. Io li uso tantissimo anche questi qua, sono bellissimi, sono completamente biologici e naturali, e anche questi qua sono belli perché hanno lo specchio, quindi vi vedete tutto, sono ottimi. Anche questi li uso tanto, casomai vi farò un trucco e userò anche questi. E anche come base trucco, se volete una cosa più coprente, potete usare il fondotinta, questo qua di Alchemilla, vi metto il link. Ragazze, è scurissimo, vi giuro, praticamente super nero intenso, e in più è sia allungante che volumizzante, separa benissimo le ciglia. Poi l'altra cosa che mi piace è che non si secca mai, considerate che io questo ce l'ho tipo, non so, da un anno, cioè c'è sempre il prodotto, è sempre fresco dentro, non si attacca alle ciglia, quindi veramente favoloso. Si separano da sole, c'è anche bisogno di pettinarle. Favolosissimo, ragazze, fa uno sguardo proprio bellissimo. E il mascara, secondo me, non può mai mancare, ragazze. Ok, ho aggiunto un po' della Bomba in Black. Eccola qua, la matita nera soltanto dentro l'occhio per dare questo sguardo bellissimo quando fai l'effetto metallizzato, questi colori bronzo luminosi, e poi metti un po' di nero nell'occhio. Wow, bellissimo, da proprio da gatta glow. La parola d'ordine di questo video è glow, ragazze. E adesso per le labbra, allora, con una salviettina rimuovere il burro cacao dalle labbra, che adesso vedete sono idratate, si sono volumizzate, e il rossetto va messo sempre senza burro cacao sotto, se no praticamente diminuisce la durata. Ecco qua, invece così dura di più. Sono cose che io ho verificato, insomma, non è che mi sono mangiato questo vagliolo. E vado a mettere la matita, questa qua, la nuova Rosy Magnolia. Anche questa qua fa parte della nuova collezione di Nabla, è fantastica, è tipo nude. Stupendo, ragazze, io la amo. Mi piace per contornare le labbra. C'è anche il rossetto Magnolia, che è bellissimo. Lo faccio vedere. Molto, molto bello. E però io vi do la verità che questa matita la uso sempre, anche con altri rossetti. Mi piace proprio come matita nude per contornare le labbra, è bellissima, e mi aumenta la durata del rossetto. Sulle labbra, il mio amato, il mio preferito. Allora, non so quante volte ve l'ho detto che è il mio preferito questo qua, voi ogni volta me lo chiedete, quando mi faccio le foto con questo rossetto, quando nei video uso questo rossetto, il rossetto nude che mi vedete sempre è questo, Bye Bye Beardy, adoro, amore puro. Ragazze, vi metto il link nel box info, prendetelo perché è un rossetto fantastico. Allora, innanzitutto è un nude che sta bene a tutte, poi è così cremoso, fa un effetto volumizzante sulle labbra, dura tantissime ore, quindi ci potete anche mangiare, dura tanto, e fa un effetto volumizzante pazzesco, ragazzi, io lo amo, io amo, amo, amo questo rossetto. Guardate che bell'effetto nude, volumizza, veramente fa un effetto proprio volume sulle labbra, perché è un nude chiaro, adoro, ragazze, Bye Bye Beardy, questo è il rossetto che mi vedete sempre, quello nude che mi vedete sempre è lui, favoloso, ve lo straconsiglio.
Sulle labbra poi, per dare ancora un tocco ancora più volumizzante, io vado a mettere un po' di questo lucida labbra, etere, anche questo è favoloso, vi metto il link nel box info ragazze, è top, questo lucida labbra naturale e bio, dà un effetto volume, un lip gloss volumizzante. Io lo metto, è trasparente, rossino trasparente, potete usarlo anche da solo, ma mi piace metterlo un po' al centro quando metto sui rossetti per dare un effetto volume, dà proprio un effetto volumizzante favoloso, faccio vedere. Vedete? Ce lo metto praticamente pochissimo, però mi piace tantissimo l'effetto, fa un buonissimo sapore. Ragazze, l'effetto è stupendo, questo lucida labbra etere, adoro. Mi avvicino un po' per farvi vedere il trucco finito, adoro. Io come mi piace questo trucco lo faccio sempre, adoro, perché vedete è luminoso, però è molto naturale, soprattutto ci ho messo pochissimo, poi chiacchierando con voi è bellissimo. Mi sento tutta glow luminosa. Comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere un'ultima cosa stupenda. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa dell'ombretto che ho messo prima per farvi vedere. Guardate, vedete come diventa, cioè si asciuga e dura tantissimo, non si toglie, quindi questo lo fa vedere la durata. Adesso mi abbronzato, io metto sempre questo qua. Questo qua è l'olio solare acceleratore di abbronzatura con perle d'oro, è favoloso, sbrilluccicoso. Vi lascio il link anche di questo nel box info, è una chicca che abbiamo su Carità Shop e che ho rifornito per voi da qualche giorno, ragazze, è wow. Io me lo metto praticamente sulle gambe, ma anche sulle braccia e sul décolleté, è favoloso, guardate, cioè è favoloso, glow, parola d'ordine, glow, ragazze. Potete anche metterlo in spiaggia, ha un profumo bellissimo, tipo di frutta esotica, e lo mettete un po' qua, vi faccio vedere, aspettate che vedete com'è, tipo lo metto tipo qua, è anche naturale, contiene tante sostanze preziose, idratanti, anche antismagliature, tonificanti, e quindi fa anche bene alla pelle, vi lascia tutte queste pelle luminosissime, ragazzi. Poi la cosa bella è che è molto asciutto, non unge, non mi lascia la pelle unta, ma mi lascia idratazione e luminosità, e in più accelera l'abbronzatura, quindi mi fa durare l'abbronzatura più a lungo, adoro. Sì, me lo metto anche nei capelli perché è naturale, quindi illumina e nutre anche i capelli. Ragazzi, questo è il mio trucco finito. Vabbè, alla fine mi volevo sfogare con voi, ma non vi ho neanche più detto perché che bello, mi avete fatto passare tutto, perché a volte su Instagram ti lasciano dei brutti commenti, e quindi vabbè, meno male che ci siete voi, che comunque mi volete bene. Come sapete, io preferisco dare importanza a voi che mi seguite con affetto e mi volete bene, però veramente ogni giorno ne ricevo di ogni, cioè veramente c'è gente che non ha proprio nulla da fare e che ti offendono pesantemente, quindi questa è la cosa brutta, non solo sotto le mie cose, anche su quelle degli altri. Poi sono una che ci rimane male anche quando offendono altre donne, sia famose che meno famose, e quindi sono sempre stata tipo la battagliera che difende i più deboli, perché comunque ci rimango male. Quindi niente, vi dico soltanto evitiamo, cerchiamo di essere un po' più buoni, ma buoni davvero, non buoni finti buoni, moralisti. Cerchiamo un po' di, innanzitutto, di più di farci ognuno i cazzi propri, ragazzi, che si campa una meraviglia, ma voi dovete sapere come si campa bene, se no si fa i cazzi propri. Cioè, che se pensi alle tue cose, a costruire nella tua vita, a dedicarti alle tue cose, e vedi come campi bene, e pensiamo sempre che al di là dello schermo ci sono delle persone, anche al di là del cellulare, anche ragazzine piccole. Adesso in particolare mi riferisco a un commento di una ragazzina che aveva tipo 12-13 anni e tipo mi aveva scritto delle parolacce, ma brutte. Io ci sono rimasta male perché ho detto, da una ragazzina così piccola è brutto vedere che scrive delle parolacce, dovessi pensarlo di mia figlia, di mia nipote, ci rimarrei male. E quindi ho pensato che forse alla base c'è una mancata educazione da parte delle scuole e dei genitori nel momento
momento in cui si regala un cellulare, cioè si deve far capire che questo è uno strumento che comunque è pericoloso, che può comunque ferire, e bisogna mantenere la stessa educazione, lo stesso rispetto che si ha nella vita anche attraverso il cellulare. Cioè, per dirti, se io nella vita, non, quando vedo una persona, non gli dico sei una bip, insomma, cioè, se natti quella era la parola, non vedo perché gliela debba dire su internet, quella è la cosa, cioè ferisce ugualmente quella parola, quindi l'insulto ferisce, l'offesa ferisce. Quindi io adesso comunque sono tanti anni che sto su internet, quindi non ci do più piso, però mi rendo conto che ci sono alcune ragazze un po' più deboli, alcune ragazzine, o anche una mia futura figlia, che magari ci può rimanere male e poi si possono avere delle conseguenze gravi. Quindi niente, insegnate ai vostri figli questo favore, il rispetto, e fargli capire che comunque internet non è un mondo diverso dalla realtà, cioè lo stesso rispetto, educazione, pudore, anche perché magari metti vergogna e magari hai paura di prenderti un ceffone se dici una parolaccia persona, la stessa cosa su internet, non perché stai dietro a un cellulare, a un computer, devi sentirsi protetto o insomma che puoi fare e dire quello che vuoi. Questo era il senso, vabbè. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto veramente. Oh, che muscoli che ho, ragazze, oh mio Dio, vabbè, dimenticate questa cosa. Ragazze, spero tanto che questo video, no, ma che spalle, ma che bicipiti che ho, ragazze, vabbè. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi amo tanto, spero di avervi trasmesso la cosa più bella che c'è al mondo, l'allegria, la gioia. Ciao, vi amo, e sono così felice perché vado a mangiare il sushi. Ma ciao family, lasciatemi tanti like e commenti, leggo tutti i vostri commenti, vi aspetto su caritashop.com con i vostri acquisti, guardate nel box info tutta la lista dei prodotti che con tanta fatica preparo per voi. Ma ciao ciao. A mi maniera, despelucado, en una bici che me